Con capitano Walter Zullo, perché ci facciamo raccontare un po' gli episodi chiave di questa partita, a cominciare da quando hai salvato un gol fatto di Cuppone. Capitano, no, se no Ciro mi piglia. Ah, Ciro ok, ci avevo Postino. detto capitano a No, posto. no, ci mancherebbe altro perché tanto Ciro Tra amici non succede non nulla. succede nulla. Beh, sì, è un episodio che sinceramente è andato bene perché era un'occasione al limite della. Cioè, eravamo in difficoltà, quindi una situazione sbrogliata per nostra fortuna bene. Sapevamo che loro attaccavano tanto profondità, quindi ci potevano essere queste ripartenze. Forse ne abbiamo concesso qualcuna un po' di troppo, però ci teniamo stretti la prestazione, come dicevo, perché secondo me non era per nulla scontato oggi portare punti a casa nonostante giocassimo qui, perché il Pescara è una seria candidata per le prime posizioni. Ti chiedo una cosa, ti chiedo, dopo il gol del vantaggio dal dischetto con l'uomo in più per l'espulsione di Milani, vabbè, c'è stato lo scambio di persone, ma credo che voi interessi relativamente, vi aspettavate un Pescara che vi ha messo in difficoltà fino ad arrivare al pareggio? Questo testimonia l'importanza, secondo me, proprio della squadra che avevamo di fronte, perché una squadra di caratura, anche in una difficoltà, che era stata l'espulsione, ha dimostrato che sa giocare a calcio. Sinceramente, così in maniera importante non ce l'aspettavamo, quindi la difficoltà l'abbiamo avvertita nel campo, anche se poi abbiamo ovviato a questa difficoltà, secondo me, anche in maniera giusta. Però rimane il fatto che loro hanno palleggio, rimane il fatto che hanno giocatori in grado di poter spostare gli equilibri, di poter crearti difficoltà, quindi sapevamo che non era facile lo stesso, poi con la parità numerica, insomma, si è di nuovo riequilibrata la partita e l'abbiamo giocata fino alla fine. Ti chiedo un'ultima cosa perché ci siamo preoccupati tutti un po' quando abbiamo visto l'ambulanza dietro la panchina per le condizioni di Rizzo. Cosa ci puoi dire? Guardi, adesso ho chiesto subito, mi hanno detto che è abbastanza rientrato già tutto, una botta alla testa, quindi ci siamo preoccupati subito che fosse cosciente. Quindi adesso credo sia già rientrato un po' l'allarme, ovviamente chiederemo subito informazioni adesso appena rientriamo. Beh, ci fa molto piacere questa notizia che ci dai.